Ragazzi, benvenuti nel quarto episodio di Supremacy 1914 E perché sento proprio puzza di bruciato e mi sembra che questo sia uno degli ultimi episodi? Beh raga, perché la situazione mondiale sta veramente degenerando Prima di vedere però mi raccomando un bel like, iscrivetevi al canale ragazzi Se volete altri video di Call of War che è completamente gratis E mandate questo video ovviamente ai vostri amici che ci giocano Ah, ho detto Call of War, volevo dire Supremacy ovviamente Vabbè, Supremacy, Call of War, quello che volete Insomma, raga, andiamo in game, andiamo a vedere quello che sta succedendo Perché vi assicuro che in una situazione così brutta non mi ci trovavo da molto tempo, ragazzi perché nella scorsa partita di suprema che abbiamo fatto l'anno scorso Oh, lasciamo il fatto che era da 10 Quindi era più piccola la mappa Ma poi bene o male Riuscivo a tenere tutto sotto controllo Stavolta raga non è così Stavolta praticamente i nemici Sono veramente un botto Ok cerchiamo di capirci qualcosa Per quanto riguarda l'Africa O meglio i popoli dell'est Abbiamo il Caucaso e l'Arabia Che si stanno espandendo veramente In maniera super rapida Tra l'altro ho addirittura un confine Col Caucaso Per farvi capire raga Quanto è veloce Lo stesso però raga vale Per quanto riguarda i russi La coalizione del nord Che tra l'altro Ha completamente distrutto la Gran Bretagna e sta per distruggere anche la Germania. Difatti, raga ormai la coalizione dell'impero romano rinato è completamente fallita. E purtroppo ho dovuto espellere la Gran Bretagna che ha quittato il gioco mi sembra stamattina. Infatti gli sono sbarcati tipo di notte e poi hanno iniziato ad attaccarlo durante la mattinata. Quindi niente, Gran Bretagna l'abbiamo persa. Per quanto riguarda la Germania è stato inattivo tutta la partita quindi presumo che non possa fare magia adesso. E vabbè raga arrivano anche altri rinforzi. No no no, qua veramente ci lasciamo le penne. Cercherò comunque di difenderlo fino all'ultimo anche a costo di entrare in guerra con i russi. Magari poi ci tratterò una pace separata. Sperando appunto che me l'accettino. Perché il mio problema, raga, è che ho un esercito veramente scarso. Proviamo tipo a cercare, raga, eserce Ok, ad esempio, raga, cioè, per farvi capire, due giorni fa, quindi non adesso, ma due giorni fa, il mio esercito non è neanche nella lista. E voi direte, Nax, ma sei scarsissimo. Raga, sì, sono scarso e tutto quanto. Non gioco a supremo, sì, da un anno. Però, raga, per farvi capire, la mia economia era veramente discutibile. Anzi, era uno schifo. E cioè, sono partito con tutto in negativo. Tra l'altro, il morale nelle mie città si sta alzando. Adesso, mentre invece quello dell'opponent è super al 100% in tutte le province. Guardate qua, la Norvegia, eccetera. Io, regà, ancora. A Roma 100%, ma il resto è tutto quanto 90, 80, 60, quindi è un problema. Solo adesso sto iniziando ad ingranare un pochettino, tra l'altro ancora il pesce negativo. E quindi adesso qual è il piano? Beh ragazzi il piano non lo so in realtà qual è. Come avete visto mi sono alleata appunto con le due Algerie per cercare di contenere l'Arabia. Il problema è che se le Algerie cadranno, a quel punto tutta quanta l'Africa sarà sotto il controllo del nemico. Mentre invece per quanto riguarda i russi e la Norvegia, ho diciamo parlato un po' in privato con gli USA del Nord. Del Canada del Nord Questo per cercare appunto di trovare una sorta di piano Che portasse appunto alla distruzione Della coalizione del Nord Infatti raga è un problema, la Norvegia ha un esercito gigante Tra l'altro mi ha messo l'embargo perché è una persona Orribile, cioè raga non gli ho fatto niente E gli mette l'embargo, via, embargo anche noi Bisogna assolutamente raga ritirare sulla nostra economia E cercare di diventare uno stato forte Perché altrimenti prenderanno Troppo sopravvento, io nel frattempo incrocio Le dita sperando appunto che la coalizione americana Sbarchi, non lo so, o nel Regno Unito O in Norvegia o da qualche parte Basta che distruggano questa coalizione. In questo modo appunto io e le due Algerie potremo concentrare tutte quante le nostre forze a sud contro l'Arabia. Perché io non ce la faccio raga, già a gestire un nemico, figuratevi due. Anzi figuratevi due coalizioni insieme. Comunque per adesso è tutto raga, Vi ho fatto vedere appunto che ho anche messo a fare un po' di produzioni di artiglierie. Le sto veramente spammando, infatti per il momento dovrei averne 4 più 3 in produzione. Quindi speriamo nei prossimi giorni di riuscire a produrne tantissime. Magari qualche boost raga, potrei anche usarlo, non sono vietato. Quindi, nel dubbio. Vabbè, per ora non usiamo niente. Comunque, ho, mi sembra, bustato un'artiglieria stamattina. E, tipo, l'ho portata a metà produzione. Non mi ricordo qual era, raga. Mi oh, sa questa qua a Roma. Quando ho visto che sono sbarcati di notte, raga. Niente, mi sono messa a sgoldare un'artiglieria, ma neanche l'ho sgoldata del tutto. Tra l'altro, ci sono degli zeppelin che stanno volando nel mio territorio della Spagna. Ma che cavolo vuole questo ora? Ma non mi dite che c'è anche la Spagna? Con... No, ma non so neanche parlare. Quest'altro invece va a Berlino. Ok, raga, è un problema. La situazione è veramente problematica. Questo qua, poi, c'ha una marea di storm true. Per tutte queste truppe Strane, raga, io non le ho mai avute. Vabbè, per adesso è tutto, raga. Ci vediamo alla prossima clip. Sperando effettivamente che non mi abbiano attaccato. Che ora come ora, raga, il mio esercito è composto da questa robaccia. Questo è il mio esercito. Queste qua sono truppe distrutte che non so nemmeno perché esistono ancora. Bene, per ora è tutto, raga. Ci vediamo alla prossima. Allora, ragazzi, ultima clip di questo video per farvi vedere che praticamente sono in guerra con la Romania. Se vi domandate perché, onestamente, non lo so nemmeno io. Mi sa che si era ribellata una provincia, l'ho presa per sbaglio, eccetera. Ma come state vedendo, per fortuna sta andando bene. Anche la Grecia, raga, è aiutata. No, cosa sto dicendo? Dicevo, anche la Grecia, raga, mi sta aiutando appunto a invaderla. Ma le vere cose strane, ragazzi, stanno succedendo a nord. Infatti è iniziata una guerra assurda. Che però vedrete nel prossimo episodio. Il bello è che la Romania è un bot, raga. Eppure ha veramente una marea di unità. Non so come fa. Comunque prima di concludere vi faccio vedere alcune cose Per quanto riguarda le città ragazzi sto iniziando a produrre navi e sottomarini A Napoli raga praticamente ho messo a fare anche la fabbrica a livello 4 A Roma vabbè sto facendo sempre un po' di artiglieria eccetera anche le ferrovie che tra l'altro mi avete consigliato di fare Per aumentare la produzione di risorse Io raga lo sapevo che serviva la ferrovia per aumentare le risorse Infatti l'ho fatta a Innsbruck Il problema è che negli episodi precedenti non avevo mai risorse Non avevo legno Non avevo ferro Non avevo carbone No ok carbone lo avevo e anche troppo Però adesso ci siamo un attimo assestati E l'unica Risorsa che mi manca è il petrolio, visto che, come vedete, ne ho soltanto 3000 e ne produco poco. Eh, però, per fortuna, la Romania, come vedete, ha questa provincia di petrolio, Alba Iulia. Che una volta appunto distrutte tutte le truppe, andremo a prendere e ci aumenterà ovviamente la produzione di petrolio. Nel frattempo, anche la Spagna sta completamente invadendo la Francia. E mi sono presa, appunto, due province tedesche: Monaco e Strasburgo, perché tanto ormai la Germania aveva perso, quindi oh, me ne sono presa io per produrre un po' più ferro e carbone. Per quanto riguarda la situazione negli altri stati, in realtà, per il momento, non è successo niente. Di che, perché come vi ho detto, raga, il vero casino sta succedendo qua sopra. Vediamo se ho qualcosa ancora nella sezione scambi. Che magari no, ok, non ho più niente, purtroppo. Raga, perché tipo ieri ho controllato 10.000 di legna completamente gratis, qua che non mi ricordo quando ce l'ho messa. Forse inizio partita può darti. E purtroppo il carbone è negativo, ma non riesco a bilanciarlo, perché ovviamente il petrolio, raga, col cavolo che lo abbasso, assolutamente no, il gas. Eh, oddio fa schifo non serve a niente però carbone ne abbiamo 37.000 quindi possiamo anche perderne un po' per quanto riguarda le risorse qua di legna e ferro cerco di bilanciare il più possibile facciamo così che ci può stare pesce grano va bene così perché comunque ho intenzione di continuare a produrre cavalleria perciò ad esempio qua bisogna attivare la caserma a Genova e iniziamo raga a produrre cavalleria che fidatevi di me è utilissima cioè praticamente in due ore la fate costa soltanto grano e pesce e i soldi che tra l'altro raga non ho soldi, vi giuro, sono povero su so Call of War. Sì, buonanotte sul Supreme. Che cavolo, sbaglio sempre. Va bene, va bene, per questo video è tutto, raga, noi ci vediamo alla prossima, in cui farò vedere probabilmente la guerra più grande che avrete mai visto, ragazzi. O meglio, che vedrete mai in questa serie, almeno per il momento. Stiamo parlando, raga, dei russi contro gli algerini. Sì, è un po' strano, ma è così. E ci vediamo alla prossima, bella ragazzuoli.